Ho lavorato nel turismo, diciamo che ho sempre sentito il richiamo delle montagne, il richiamo della valle, e appunto dopo 20 anni ho deciso che forse era il caso di investire la mia formazione, la mia esperienza di questi anni torinesi qua nel mio. Perché alla fine le tue montagne sono le tue montagne. A volte magari vuoi scappare, in realtà quando ritorni ti rendi conto che quello che abbiamo qua intorno è fantastico. E dopo 5 anni di ospedale ho deciso che volevo fare una cosa tutta mia, e con grossi sforzi mi sono aperta uno studio e sono 15 anni che lavoro nel mio studio. Courmayeur è per me un po' la passione vera dell'abbigliamento, della moda, del saper mettere insieme tanti pezzi e crearsi un proprio personaggio senza essere uno standard comune a tutti. È un richiamo proprio sentimentale, che ti senti sotto pelle, quindi passi dal vivere in mezzo ai palazzi al vivere in mezzo alle montagne, e credo che sia proprio un richiamo naturale. Mi piace aprire la finestra e comunque essere circondata da queste montagne che ti stimolano quotidianamente, sia la vista che qualsiasi cosa, non c'è niente da fare. Courmayeur è tanta roba. Sono Estelle, lavoro per Engel & Völkers come team assistant, io lo faccio a Courmayeur. Sono Valentina, faccio la fisioterapista, ho uno studio fisioterapico e io lo faccio a Courmayeur. Mi chiamo Elisabetta, insieme ai miei genitori gestisco Bottega Mirella, io lo faccio a Courmayeur. Mi chiamo Martina, sono titolare del negozio Guichardaz e io lo faccio a Courmayeur.